Giù le armi, Chris. È una testimone chiave, ci serve. No, non è stata lei, è stato Simmons, il consigliere della sicurezza. Non vedo come uccidere il presidente Giovi alla nazione! Pensi di arrivare a quella porta? Perché ho bisogno che tu protegga Sherry. Grazie. Chiamerò la base e farò in modo che vi proteggano. Ora andate! Ascoltate. Il compito della BSA è liberare il mondo dal bioterrorismo. E possiamo farlo solo se restiamo uniti. Magari sarete anche pronti a morire per la nostra causa. Ma il mio lavoro è assicurarmi che ne usciate tutti vivi. Nessuno viene lasciato indietro. Non se ci sono io. Questa roba ti ha fatto qualcosa? Dovrebbe dare una carica di energia, ma... non sento alcuna differenza. Sai, detto tra noi, avremmo dovuto chiedere più soldi. Molti di più. Ok, prima le cose importanti. Voglio 200.000 subito e altri 200 quando è finita. No, le armi bioorganiche sono a parte. Altri 1.000 testoni. Luna. Basta lacrime. Finché non ti avrò vendicata. Ti prego. Perdona. Gliela farò pagare cara. Guardami, andrà tutto bene. Guardami, guardami, andrà tutto bene. Tieni gli occhi fissi su di me. Ti porterò fuori da qui, Deborah. Deborah, guardami. Ce la faremo, vedrai. No, no, lasciatela andare. No, no, mia sorella. Prendete me. Vi prego, farò qualsiasi cosa. Vi prego. Vi prego, non fatele male. Deborah! Sherry Birkin, sicurezza nazionale. Sì, è un mercenario, ma è sotto la protezione del governo degli Stati Uniti. Non è una minaccia per la BSAA. No, ascolta, quelle cose che ci hanno attaccato sono state esposte a un nuovo virus, chiamato virus C. È lo stesso tipo di virus che ti sei iniettato. Non ti ha fatto nessun tipo d'effetto perché hai gli anticorpi. Dobbiamo battere sul tempo un attacco bioterroristico globale e ci serve un vaccino il prima possibile. Ci servi tu, Jake. Ci serve il tuo sangue. Se la vendetta non t'avesse reso cieco, avremmo potuto evitare alcune di quelle morti. Ti importa ancora della nostra missione? Sta zitto! Mi spiace per tutti gli uomini che sono morti credendo in te. Che è successo al leggendario Chris Redfield, eh? Che ti è successo? Per fortuna Finn non è qui a vederti ridotto così. I guerriglieri usano una nuova specie di arma bioorganica. Il comando li chiama Juav. Sono estremamente intelligenti, incredibilmente forti e sono capaci di mutare in risposta ai traumi fisici. Sì, signore. Film e colli, signore. Farò del mio meglio, sempre. È sempre così grandioso. L'odio per Simmons ti ha spinto a distruggere il mondo che avevano creato. Ma è stata la tua coscienza, Carla, a farti fallire. Dopotutto, non è per questo che mi hai portata qui. Che peccato. Se tu avessi cercato vendetta solo contro Simmons, ti avrei aiutata.
Ma fammi il piacere. Quale aiuto? Sono io la vera Ada Wong. Non mi serve aiuto da nessuno. I miei piani non falliscono. Prosperano! E presto! Questo fragile simulacro di società crollerà! Dopodiché, sai cosa resterà di questo mondo? Nulla! Si scatenerà l'inferno e regnerà il caos! Ostili. Inoltre abbiamo saputo che un'organizzazione chiamata Neo Umbrella ha appena rivendicato l'attacco. È tutto quello che so. Ora tocca a te aiutarmi. Devo sapere cosa c'è in quella cattedrale. Ho sempre il fiato dei pezzi grossi sul collo. Nello specifico? Derek C. Simmons, consigliere alla sicurezza nazionale. Beh, questa proprio non me l'aspettavo. Ah, agente Birkin, un tempismo impeccabile. Le dispiacerebbe arrestare subito questi due? Voi inseguite me mentre quella donna è ancora libera. Quella traditrice. Chissà cosa diavolo hai in serbo. Sei qui per vendicare il presidente, non è vero? Che idiota. Se avesse rivelato la verità su Raccoon City, l'America avrebbe perso ogni autorità e l'ordine politico mondiale sarebbe crollato. Stava portando il mio paese e il mondo nel più completo caos. Quella donna. Come ha osato farmi questo? Racconterò a loro tutto quanto. Tutto ciò che sappiamo dell'incidente a Raccoon City. So cosa pensano. Potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. È una lezione che ho appreso nell'esercito. Le armi bioorganiche sono una minaccia globale e la colpa è anche nostra. Dobbiamo fare ammenda e collaborare con il resto del mondo se vogliamo avere una speranza di farcela. Tengo molto alla nostra amicizia, Leon. Assumiamoci le nostre responsabilità. Sistemiamo questo guaio.